Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 37esimo appuntamento con il nostro magazine dedicato alle eccellenze sportive della nostra Liguria, agli eventi, le attività a tutti i livelli, soprattutto in questi mesi di lockdown, in questi mesi complicati. Lo sport non si è mai fermato e grande, grandissimo successo ha riscontrato il video contest che abbiamo lanciato, lo sport al tempo del coronavirus. È uno dei progetti che è arrivato a compimento, ma questa è una settimana decisiva per tanti altre attività legate alla 21esima edizione di Stelle nello Sport. Entro venerdì 15 maggio la chiusura della raccolta di tutti gli elaborati per il concorso scolastico Il Bello dello Sport. Entro lunedì 18 maggio le votazioni per eleggere sportivi e società dell'anno, quindi davvero rush finale per eleggere coloro che si aggiudicheranno l'Oscar delle Stelle nello Sport per questo davvero complicato ma non meno importante 2020 sportivo. E poi attenzione, c'è il premio Nicali con 335 foto bellissime in competizione. Si continuerà a votare sulla pagina Facebook di Stelle nello Sport nell'album delle foto denominato ottava edizione premio Nicali Iren fino al 25 maggio. Quindi continuate a seguirci sul sito Stelle nello Sport .com, sui nostri canali social e a partecipare alle nostre attività. Intanto però si è chiuso il video contest Lo Sport ai tempi del coronavirus. Abbiamo visto e vediamo alcune immagini bellissime. 122 associazioni sportive hanno partecipato, oltre 250.000 visualizzazioni dei video in gara sulla nostra pagina Facebook, più di 350.000 persone raggiunte, un audience davvero straordinaria, una vetrina pazzesca per lo sport ligure, per i giovani protagonisti delle tante associazioni che hanno voluto giocare insieme a noi. E congratulazioni a tutte, assolutamente, e in particolare alle tre che sono salite sul podio. E allora insieme andiamo a goderci queste immagini bellissime, iniziando dal gradino più basso del podio, terzo posto per il video cliccatissimo della ginnastica Riboli. Bimbe, facciamo un po' di allunghi. Mamma, a che ora ho allenamento online? No, papà, il computer. Mamma, io ho allenamento, non vado a fare in camera mia, ciao. Mamma, io devo andare a fare il muccio, va bene, mi sono già in tanto, ciao. Fra, le bimbe sono andate a fare allenamento. La cosa più stimolante degli allenamenti online è cercare proposte innovative che coinvolgano tutte le ragazze. La cosa più difficile degli allenamenti online è non poter abbracciare e gioire insieme alle mie atlete. La cosa più difficile degli allenamenti online è sicuramente la distanza.
Mantenere vivi i rapporti con le proprie compagne di squadra e l'allenatore. La cosa più difficile degli allenamenti online sicuramente per noi è stata la mancanza dei nostri grandi attrezzi, che purtroppo non abbiamo, ma devo dire che le bambine sono state bravissime a ricrearli in maniere molto fantasiose. Vorrei esercitarmi sulle parallele e sul trampolino. La cosa più difficile degli allenamenti online è mantenere la completa attenzione delle nostre ginnaste, soprattutto quelle più piccole. Tuttavia, si riesce comunque ad essere coinvolgenti e non solo con le nostre bimbe. Mi manca allenarmi con le mie amiche, le maestre e fare corpo libero. La cosa che mi manca di più è non poter condividere la nostra grande passione con voi. La cosa che mi manca di più in questo momento, non potendo andare in palestra, è l'interazione umana che c'è, non solo con le ragazze ma anche con le mie colleghe. La cosa che mi manca di più è... A presto. A presto. A presto. Oh, a presto. A presto. Ciao, ci vediamo presto. Presto e tanti saluti a tutti. A presto. A presto. A presto. Tutti insieme con coraggio ritorneremo più forti di prima. Ciao, ciao, a presto. Nel Tiguglio anche la società che ha conquistato il secondo posto è la Lavagna 90 con i suoi giovani atleti e un video che ha avuto il record assoluto di visualizzazioni. È difficile portare a casa la nostra piscina, dove passi ore e ore in quella piscina che consideri come casa, dove c'è la tua squadra che come una famiglia è sempre pronta ad aiutarti. Quando vai in piscina, entrando in acqua, entri nel tuo mondo, dove non conta più niente, dove c'è solo il tuo sport preferito. Bracciata dopo bracciata, tiro dopo tiro, esercizio dopo esercizio, la mente si svuota di ogni pensiero. Allenamenti dopo allenamenti, fatiche e dolori. Prepari per mesi e il tutto per neanche un minuto di gara o di partita o di esercizio. Ma è questo il bello della piscina, è questa la sua magia che a casa l'abbiamo portata così. Hey, witch doctor, give us the magic words! All right, you go ting ting. Walla walla ping pong. Alright! Ooh ee ooh ah ah ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. Ooh ee ooh ah ah ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang.
doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, e chiudiamo a Recco, dove c'è la società che ha conquistato questo primo video contest con un mix di simpatia, originalità e passione con i suoi istruttori e i suoi giovani judoka. Parliamo della Pro Recco Judo, che ha il record di like e di interazioni sul proprio video pubblicato sulla pagina Facebook di Stelle nello Sport. Alla Pro Recco Judo va il bonus di 500 euro che avevamo messo in palio per questa edizione del contest in servizi e materiali sportivi forniti da Genova Rent e All Sport Genova, due importanti partner del nostro progetto. E allora ecco le immagini della Pro Recco Judo. Andiamo ragazzi, pronti per il saluto, che inizia l'allenamento. Dai, tutti in fila, veloci, dai, andiamo, forza! Ehi! Hey. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen. Dai ragazzi, non abbassiamo il ritmo, forza, 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 dai, 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 dai! So I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it, push myself. Dai ragazzi, forza, siamo a metà, non fate gli stracchini. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. Dai ragazzi, ora veloce, 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 20 secondi al massimo. Dai, 100%, 100%. Siamo in fondo, ultimi 5, ultimi 5. Come sempre, pur essendo a casa, noi continuiamo ad allenarci, perché pur essendo distanti, siamo uniti. La Pro Recco è una famiglia e questa famiglia non smette di lottare per i propri sogni e i propri obiettivi, perché insieme al judo si cresce.
E con queste emozioni noi siamo anche arrivati al termine della prima parte. Vi ricordo ancora però che sono aperte le votazioni per eleggere gli sportivi e le società dell'anno fino alle ore 12 di lunedì prossimo, 18 maggio. Sul sito stellenellosport.com potete cliccare nella categoria di voto che preferite e sostenere i vostri atleti e le vostre associazioni sportive. Raccoglieremo anche in questi ultimi giorni le cartoline e i coupon arrivati dalle federazioni, dalle società, dalle sedi del CONI e consegnati in particolare nell'urna centrale, quella di All Sport Genova presso la sede in San Martino, quartiere genovese, in via Scribanti 27 Rosso. C'è tempo per portare dunque coupon e cartoline fino a lunedì 18 maggio presso la sede di All Sport, che ha riaperto e che tra l'altro sta fornendo importanti strumenti e servizi per le società sportive in vista delle riaperture di impianti e palestre. Dunque, rush finale, eleggete i vostri campioni, noi ci ritroviamo tra pochi istanti. Seconda parte di Stelle nello Sport Magazine, 37esima puntata. Ripartiamo con le emozioni del premio Nicali IREN, ottava edizione del concorso fotografico dedicato alla memoria di Carlo Antonio Nicali, storico presidente del CONI Genova. Un mix di colori, di emozioni, di fantasia, di originalità, di passione. Sono 335 le fotografie che potete ammirare sulla nostra pagina Facebook nell'album dedicato al premio Nicali 2020. Cliccate mi piace su quelle che vi suscitano maggiori emozioni. Avete tempo fino al 25 maggio. All'epoca le 20 foto che avranno ottenuto i maggiori like diventeranno le 20 foto finaliste e gli autori concorreranno così poi alla selezione della giuria per il podio finale con tre bellissimi premi messi in palio: un monopattino elettrico IREN Go, un viaggio per 4 persone più auto con grandi navi veloci e uno splendido smartwatch Nokia. Dunque votate per le foto del premio Nicali IREN sulla pagina facebook.com/stellenellosport e noi adesso andiamo in palestra, in particolare al Pala Auxilium, per verificare con Angelo Serra quelle che sono oggi le difficoltà di una polisportiva con oltre 1300 tesserati pronta a ripartire ma con tanti, tanti problemi e tante incognite. La nostra associazione è tra le più grandi della Liguria e direi anche che è una rilevanza importante a livello nazionale, sia per i numeri che per i risultati. I nostri soci sono circa 1300 e variano dai 4-5 anni fino all'età adulta, anzi fino alle persone anziane. Il Covid-19 ha procurato parecchi danni alla nostra associazione, soprattutto in termini economici. Le istituzioni chiediamo dei contributi, ma dei contributi a fondo perso, fondi che possano aiutarci a pagare intanto i tetti, che è una cosa, un importo importante, perché siamo oltre i 120.000 euro, ma un'idea e una proposta che vorrei fare a tutte le istituzioni è quella che se non ci sono soldi da dare alla società, levateci dei costi, levateci la spazzatura, levateci, aiutateci nelle spese dell'acqua, delle utenze, della luce, telefoniche o quant'altro, perché per noi sono tutte spese che è come se ci deste delle sovvenzioni. Noi speriamo di ricominciare presto, veramente. Cominciare presto, rivedere i nostri ragazzi e, che dire, siamo nella possibilità di aprire, ma aprire limitatamente ai numeri e alle attività che dobbiamo fare sarà veramente dura. E poi c'è chi ha allestito una sala da scherma del tutto virtuale, è la CDS Liguria, scopriamo come. Buongiorno a tutti, sono Federica Marcone, presidente del Circolo della Spada Liguria, una società di scherma che ha sede a Genova. Contiamo un centinaio di atleti dagli under 8 fino alla categoria master. L'emergenza del coronavirus ci ha costretti alla sospensione dell'attività
nella prima fase, quando non c'era molta chiarezza, abbiamo adottato dei primi provvedimenti di distanziamento, quindi di raggruppamento di, dei ragazzi in, in fasce di orarie molto diverse, in modo che non si incontrassero, e abbiamo potuto portare avanti l'attività per, per una settimana, 10 giorni. Dopodiché abbiamo dovuto fare la chiusura come tutte le altre società sportive. A questo punto abbiamo attivato un sistema di allenamento a casa che consiste in una preparazione atletica e in una preparazione specifica schermistica, quindi in accordo tra maestri e preparatori atletici. I ragazzi vengono convocati tramite la piattaforma Zoom in queste stanze dedicate alle varie fasce di età, in cui abbiamo ricreato una sorta di sala da scherma virtuale. In queste sessioni di allenamento quindi si allenano le azioni specifiche tecniche, ma si studia anche il regolamento, la tattica, che è una cosa molto importante, un aspetto molto importante nella scherma. Abbiamo avuto momenti anche di incontro con dei personaggi del mondo della scherma di caratura internazionale, arbitri o atleti, momenti quindi di confronto con per i nostri ragazzi molto importanti. Abbiamo avuto un riscontro dalla Federazione Italiana Scherma come aiuti, questo valido chiaramente per tutte le società, molto importante, aiuti molto sensibili. A livello locale invece probabilmente una delle cose importanti da chiedere all'amministrazione sarebbe quella di avere un aiuto sui canoni di locazione degli spazi dove vengono svolte le attività. Il programma futuro è molto incerto, come per tutti, aspettiamo direttive a livello nazionale e anche a livello locale, staremo molto attenti a come sarà l'andamento anche scolastico e quindi cercheremo di allinearci. L'obiettivo è sempre quello di mantenere vivo il rapporto tra maestri e istruttori, quindi la sala la scherma con il circolo, con i ragazzi, cercare di tenerli vivi e coinvolti. Vogliamo farli sentire parte di un gruppo, che non abbiamo abbandonati, sono tutti importanti. Devo dire che in questo momento tutti gli incontri che sono stati fatti sono sempre stati molto positivi, i ragazzi sono molto contenti, entusiasti di partecipare e si sentono parte di un gruppo molto affiatato. Ci spostiamo in mare e con Giulio Desiderato andiamo a scoprire quella che è la situazione oggi, l'economia dei professionisti della vela ai tempi del coronavirus. Buongiorno a tutti, sono Giulio Desiderato, velista professionista genovese, tesserato allo Yacht Club Italiano. Ho iniziato la vela, come tanti ragazzi fanno, per puro divertimento. Poi ho intrapreso varie campagne olimpiche, da diversi anni sono un velista professionista che gareggia nei principali circuiti nazionali ed internazionali e seguo per North Sail il mercato One Design delle barche da regata. Come tanti altri sportivi professionisti sono ovviamente fermo da diversi mesi, sotto quarantena, e adesso stiamo cercando di capire come ripartire nel migliore dei modi, il prima possibile, ma ovviamente in sicurezza. Sentiamo veramente il bisogno di tornare il prima possibile in acqua a fare quello che è il nostro lavoro. La vela non è soltanto un'attività ricreativa, non è soltanto uno sport. La vela è uno sport, è uno stile di vita, ma è soprattutto un indotto incredibile per l'economia ligure e italiana, perché dietro la vela ci sono cantieri, ci sono velerie, ci sono eventi, ci sono marina, ci sono circoli, ci sono tantissime persone che stanno dietro a quello che noi velisti professionisti poi facciamo in prima persona, che sono le regate. E anche appunto le aperture che ci sono state di recente sono collegate alla possibilità di navigare in singolo o con i nuclei familiari o di co-residenti. Sono quindi altrettanto convinto che lo sport della vela, che è fatto per la maggior parte dei casi in equipaggio, è comunque uno sport sicuro al 100% se viene presa
fortemente in considerazione l'utilizzo di test sierologici o a tampone o salivari, comunque dei test preventivi prima dell'attività. Sono in contatto con tutti i miei colleghi nazionali ed internazionali, sono in contatto con armatori, con gli addetti ai lavori e tutti sono disponibili nel mettersi a disposizione anche quotidianamente prima di fare l'attività di fare dei test. Questo permetterebbe di considerare il sistema Barca un sistema sicuro al 100%, quindi no contagiati, no positivi a bordo, e queste persone poi andrebbero a fare la loro regata nel sistema Barca senza entrare in contatto con nessun altro. E credo che il nostro territorio, la Liguria, possa avere veramente un grande ruolo in tutto questo, possa essere un faro, possa essere trainante per questo movimento e quindi aiutare tutto l'intero settore, sia appunto per quanto riguarda il nostro territorio, ma per tutto il sistema paese. Un periodo davvero complicato, quello di questi mesi in piena emergenza Covid-19, un periodo che però nel mondo sportivo, tra le società, nei gruppi, nello spogliatoio cosiddetto, ha saputo anche generare ulteriore compattezza, ulteriore spirito di fratellanza. È quello che è accaduto in casa Iren Quinto. Parliamo di pallanuoto e andiamo a scoprire come si stanno preparando per ripartire. Questi 2 mesi di quarantena sono stati veramente particolari, perché era una situazione nuova a cui nessuno di noi era preparato e ci siamo dovuti adeguare. Per quanto mi riguarda, il primo mese è passato abbastanza velocemente, perché ho avuto l'occasione di fare tutte le cose che la quotidianità ti impedisce, di coltivare qualche mio interesse, qualche mio hobby, di fare qualche lavoretto e perché no, anche di aggiornarmi per quanto riguarda la pallanuoto. Ho guardato tantissime partite di livello internazionale, di vecchie edizioni di mondiali e Champions League, un modo anche per tenere la testa concentrata sul nostro sport. La seconda parte di quarantena invece è stata decisamente più difficile, perché la mancanza della vita normale e quindi della settimana di allenamenti iniziava a farsi sentire. Quello che mi è mancato più di tutto è sicuramente il contatto sociale con i miei compagni, che non è solo l'allenamento in sé o la partita, ma è tutto ciò che ne concerne, quindi la trasferta, lo stare insieme prima e dopo un allenamento, il sentirsi, l'organizzarsi, lo scambio dei propri pensieri, non solo su quello che riguarda lo sport, ma sulla vita, perché durante una stagione poi i compagni diventano come dei fratelli. Ecco, questo mi è mancato tantissimo, molto più dell'allenamento, perché comunque sia, anche in questi 2 mesi in casa ci siamo allenati a secco tutti insieme in videoconferenza con il preparatore e l'allenatore. L'altra cosa che assillava un po' noi giocatori era un po' l'indecisione che c'era sul futuro. In cuor nostro avremmo voluto continuare a giocare e finire il campionato, ma lo stop di quasi tutti i campionati a livello nazionale ci ha dato comunque l'opportunità ora di mettere la testa a posto e pensare alla prossima stagione, di concentrarci sul futuro e di avere un nuovo obiettivo. Ecco, questo, avere un obiettivo è molto importante. Io spero che a breve potremo tornare ad allenarci, visto che già in questi giorni potremo buttarci in mare, quindi quando le temperature dell'acqua ce lo consentiranno potremo farci una nuotata magari con qualche compagno, rispettando le norme, ma non vedo l'ora, ecco, non vedo l'ora che ciò avvenga e di riprendere un po' la vita sportiva normale. E con la pallanuoto siamo arrivati al termine anche di questo 37esimo viaggio di Stelle nello Sport. Lo chiudiamo non senza avervi ricordato, come sempre, la nostra campagna sociale No al gioco d'azzardo. Sul sito stellenellosport.com/noazzardo, la campagna promossa da Stelle nello Sport con il contributo di Alisa: l'azzardo ti trascina nel buio, lo sport ti illumina la vita. Nelle prossime puntate entreremo anche nel dettaglio di questa iniziativa sposata da grandi testimoni
testimonial sportivi, da Matteo Icardi a Luca Bellini, da Bocciardo a Viviana Bottaro, insomma tanti campioni, fino ad arrivare al nostro Edoardo Stocchino, che hanno lasciato l'impronta nello sport ligure nel mondo e che hanno voluto sostenere questa nostra campagna. 10 danni provocati dal gioco d'azzardo, altrettanti benefici che potrete invece ottenere dalla pratica sportiva. Questo è il messaggio: no al gioco d'azzardo, perché quello non è un gioco. Noi chiudiamo questo appuntamento, vi auguriamo una buona settimana, anche sportiva, con la ripartenza, sempre però con la massima prudenza. Grazie a tutti e ci ritroviamo come sempre sul sito stellenellosport.com e sul nostro portale di informazione liguriasport.com.